mia, mi hai tolto le orecchie, mi hai fatto diventare sordo. Ciao a tutti. Allora, il tempio inondato ci aspetta. Sì, infatti. Andiamo? Sì. Via. Perché andiamo, noi siamo in due. Io sono il... C'è uno pietrificato. E ovviamente mi freghi i soldi. No, oh, qui dobbiamo aprire. Ma non è che si fa con il panino anche questo? No, però c'è un corno qua disegnato. Ci provo a scavare, no, là. Forse bisogna scavare qui sotto? No? E come potremmo fare? Mi sa che dovremmo usare il panino. Te hai un panino? No, ma non credo che ci voglia il panino ancora, Ale. Vediamo con la magia? No. No? E allora dobbiamo andare a cercare qualcosa. Il corno, dov'è che potremmo trovarlo, il corno? Ma si è aperta una strada qui più avanti. Ma che cavolo? La palude, ma era chiusa prima. Era chiusa. E allora andiamoci. Ma guarda, quelli sta saltando sul corpo di quel poveretto. Hai visto che belle spade che hanno? Sì, hanno delle... Dei soldati sono nascosti. Ci aiutano. Sono venuti ad aiutarci. Che bello, finalmente un po' di aiuto. Hanno delle belle spade, eh? Sì, qui hanno delle spade dorate. Una la... Mi segue. Uno mi segue. Sono nostri seguaci. Vediamo se si distruggono queste tombe. Sì, e c'è dell'oro dentro. È uscito uno scheletro. E queste porte non si aprono. Sono delle cripte. Eh sì, mi fa uscire. È scappato! Guarda, dalla cripta è uscito uno scheletro. Io butto fuoco dappertutto, visto che ho il massimo della magia adesso. Un po' di palle di fuoco. Niente così, non vedo niente, se te rimani là e fai sempre i fulmini. Ma non faccio i fulmini, io faccio il fuoco. Però ci stanno aiutando per bene i due amici qua, eh? È vero? Sì. Guarda il tuo occhio come spara. Andiamo avanti. Qui sarà aperta. Spacchiamo un po' di tombe. No, sì. No. Anche se vengono fuori degli scheletri, noi cerchiamo sempre dei tesori. Giù. Ho preso un martello. Che cosa fa quel martello? La butti giù. Più uno alla forza soltanto. Però dà anche dei colpi critici. E vabbè, ma io mi tengo quello della magia. Qua c'è qualcosa da scavare. Scavo io. Dove? Qua. Come hai fatto a vederlo? Hai trovato quello lì. Cosa fa? Prova a prenderlo io. Sì, te lo prendo. Vediamo che cosa farà. Dovremmo andare dall'infermiera a chiederglielo. Sì, perché poi il tuo... quello... l'animaletto che aiuta. Oh, il mago malvagio! Ma i nostri due amici se la sono svignata. Ma mi sa che sono... Super scheletri! Sì! No! Ma super scheletri, attento! Io provo sempre a colpirli con le mie magie di fuoco, ovviamente. Beh, se la prossima volta io me lo ricorderò, allora io mi metterò, se io me lo ricorderò ovviamente. Sei morto? Eh sì, se io me lo ricorderò ovviamente, allora mi metterò il nuovo personaggio. Sono morto, aiutami! Hai visto? Aiutami che sono morto! No, ma il tuo l'ho scoperto che cos'è che fa, Perché le monete li prende con la sua lingua e il ranocchio. Ah, sì? Sì. Qui ti aiuta a prendere l'orecchio. Ah. Ecco, sono morto. E questi? Non li abbiamo mai visti, questi.
Non sei morto ancora, Ale. No, ma questi qua che sono per terra, i nostri seguaci. Sono loro. Sono stati ammazzati, dici. Ma questi qua la loro super mossa, lo sapete qual è? Fanno venire delle piantine che però... Lo sapete che rubano i soldi, rubano l'oro quelli. Lo sapete che cos'è che hanno? Cos'hanno? Che fanno le spine, ma fanno dei rami ma con le spine. C'è un passaggio segreto là dietro. Dei rami con le spine. Sono scesi dagli alberi, dall'albero. Ci hanno fatto una trappola, ci hanno fatto. Grandissimo, yeah! Sei passato il livello, così ti sei anche curato dal tutto. Sono resistenti al fuoco questi, eh? Faccio una macchia. Mia la mela, mia la mela. Occhio! Ma ero dietro, non l'avevo visto. Mi ha colpito, mi tolgono un sacco di vita a me questi, eh? Se trovi del cibo, lasciamelo per favore, va bene? Sì. Oh, mamma mia, guarda quello nero! Il boss! Questo era il boss. Oh, mamma! Pensavo con Mary. Non pensavo che ritornava. Che ritornasse quello lì? L'avevamo già trovato in passato? Sì. Vedi, con Mary evoca. Però mi sembrava debole al fuoco. Sì, era debole al fuoco. Speriamo, perché io sono morto, quasi. No, questi qua sono deboli. Ecco, sono morto. Dai, 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 grazie, Ale. Una mela. Ah. No, cioè, era andata proprio una ciliegia sopra di me. Va bene, perché adesso anche tu hai poca vita. Sono passato di livello. Prenditi la mela. Prenditi la mela, aiuto, me la sta portando. Prendila, prendila. Grande. Ma quindi il tuo ti prende, ti porta. Allora, adesso sappiamo... Ce li può portare, così possiamo non usarli subito anche, magari. Vediamo se glielo facciamo prendere. Vabbè, l'hai già presa tu. No, adesso sappiamo due cose. Prende con la lingua le monete. Abbiamo un aiutante. Invece prende i sacchi di soldi con le zampe, e il cibo prende con le zampe. Sì, e se lo porta dietro, quindi possiamo anche tenerlo. No, ti porto, per momenti più difficili. Te lo porto. Vabbè, mi ha rubato una moneta. L'ho preso. Hai visto che c'era uno che ci ha aiutati? Sì, ma lo prendo io quello. Io questo. Ma non mi piace tanto il mio. Allora io prendo l'occhio. Ok. Anzi, io prendo il tuo. Ma quelli grossi ci aiutano o sono contro di noi? Ci aiuta quello gigante, Eccezionale. Deve essere bello potente. Mi sa che avevo usato un pannino. Mi sa che avevo usato lui. 50 pannini. 50! Guarda, qui c'è una mela. Però che sono. Ok. Io non ho ancora capito che cosa fa. Io il mio. Amici, se scoprite che cosa fa, ditecelo. Sì, e poi se voi volete vedere cose dei nuovi giochi, scrivetelo nei commenti. Se volete vedere dei nuovi giochi. E noi ci giocheremo. Beh. Sì. Addentriamo in un campo. Una mega pannocchia! È un boss! È il boss! E gli altri sono scappati tutti. Ma che cosa? Fai popcorn! Butta i popcorn! Ci curano di uno. Ma questi combattono con noi oppure no? Oh, combattete, amici! Ci fai popcorn, ci fa! Che ridanno la vita! Più la si colpisce, più popcorn fa. Prendili, che ti ridanno la vita. Pochissima di vita. Prendili, che ci danno la vita. Mi sa che non può essere così facile.
Ma perché me li prendi tantissimi? Vedi che adesso il colpo è sul morto. E allora prendili! Con le spacche da le porre. Popcorn, popcorn, grazie. Popcorn! Prendili tutti! Vabbè! Ma io ho ancora un po' di vita! No, ma sei buggato! Perché io ho un po' di vita, ma io sono ancora vivo! Cioè, io ho ancora un po' di vita, ma solo che sono morto! Sei buggato! Infatti non riesco a ridarti la vita! Non so come fare, Ale! Sei buggato! Perché non posso darti la vita? Ma perché mi aiuta ancora? Non riesco a darti la vita, Ale, mi dispiace. Io ci provo, ma non riesco. Allora ammazza prima il boss. Lo ammazzo. Per forza. È che sto morendo anch'io. Vediamo se riesco a farlo. 62 gli tolgo da distante. E allora mi conviene fargli le magie, giusto? Sì. Ma poi la mia lumaca, che cavolo fa? Non so che cosa fa. Non capisco neanche io che cosa fa. Ti. Popcorn, popcorn per tutti. E a te piacciono i popcorn, Ale? Sì. Quelli gialli sono i miei preferiti. E voi? Con questa gli tolgo ancora più vita e mi dà ancora più popcorn. Guardate! Quelli gialli sono i tuoi preferiti? Sì, perché sono molto, hanno molto zucchero. Quelli dolci? Sì, infatti sono gialli. No! Popcorn, popcorn, popcorn! Sì, ma tu parli. No! Però è molto facile sconfiggerli. Sembrerebbe, ma secondo me non è. Sì, secondo me è l'ultima mossa. Adesso sta diventando più cattiva. No, perché secondo me quando muore no! fa la mossa. Sto per morire io. L'ultima mossa che è super mega potentissima. No! Sto per morire, aiuto, aiuto, no, non voglio morire! Non voglio morire! Non posso con le palle. No, mi tira quei colpi. Devo prendermi un po' di vita. No! Devi lanciare le palle. Perché non lanci le palle? No! Perché non lanci le palle di fuoco? Perché facendo questa mi ridà molta più vita. Cioè mi ridà molti più pezzettini di popcorn. Di popcorn che mi stanno tenendo a galla. No, mi ha colpito ancora, aiuto! Ecco, sono morto quasi. Che faccio io adesso? Dai, che è quasi morta! È velocissima adesso! Dai, che è morta! No! No! Sei ancora vivo. Il colpo sei morto. L'ho uccisa? No! Un colpo! Un colpo! Un colpo e muore! Non riesco! No, mi ha ammazzato! Ma io ero proprio buggato, cioè! Eh sì! Ero proprio buggato! Perché io ero ancora in vita, finché non potevo morire. Cioè, ero proprio buggato. Mi metto difesa io. Amici, il boss del grano lo proveremo la prossima volta! Però possiamo fare qualcos'altro, tipo ciao, questo. Ciao! Ciao, ciao! Ciao!